Notizie sportive. Due medaglie di bronzo sono state conquistate oggi dagli italiani alle Olimpiadi di Monaco. Novella Caligaris si è piazzata terza nella finale di nuoto dei 400 misti, vinta dall'australiana Gail Neal. Anselmo Silvino è stato superato dal bulgaro Bikov e dal libanese Trabulsi nel sollevamento pesi, nella finale della categoria dei medi. Ha deluso nella sciabola individuale Michele Maffei. In finale, dopo essere stato in vantaggio di 3 vittorie, si è lasciato superare dal sovietico Sidiak, neocampione olimpionico della specialità. Monaco, 31 agosto 1972. Per la prima volta nella storia delle Olimpiadi, un sovietico sale sul gradino più alto nella sciabola individuale. Inserita nei programmi dei giochi del 1908, la sciabola è stata quasi sempre appannaggio degli ungheresi. Il loro predominio è stato interrotto soltanto 2 volte, nel 1920 da Nedonadi e nel 1968 dal polacco Pawlowski. I magiari hanno conquistato in totale 10 medaglie d'oro, di cui 8 consecutive, 5 d'argento e 5 di bronzo. A Monaco, Michele Maffei, ad un passo dal successo, è crollato proprio negli ultimi incontri del girone finale. Beh, io ero partito con 3 vittorie, pur non essendo in giornata eccezionale nell'individuale per la tensione, ho sempre subito molto la tensione delle gare individuali a livello olimpico. E con 3 vittorie ero quasi fra un passo dalla vittoria, perché vincendo Sidiak, che con 4 vittorie anche senza l'ultimo incontro avrei vinto. Sidiak che mi ha aggredito, ha fatto una tattica giusta in quel momento, io cercavo di fare un'azione di difesa e con lui in quel momento non sarebbe stata, non si è dimostrata utile, e mi ha aggredito portando attacchi diretti, ho perso 5-1. Diciamo che c'è stato anche un po' di responsabilità come al solito del gruppo degli italiani intorno a noi, questa mania dell'atmosfera, della carica eccessiva, di fare i conti senza l'osta, cioè di cominciare a cantare vittoria prima di far finire le gare con tranquillità al proprio atleta. Quindi un pochino c'è anche la responsabilità di avermi condizionato psicologicamente, di avermi caricato eccessivamente e di essermi rilassato al momento più importante. Poi anche ingiustizie di giuria. Per la medaglia parlo, perché con Marot io sarei andato in spareggio se lo avessi battuto l'ungherese nell'ultimo match, quindi potevo ancora vincere l'argento o l'oro. E con Kovac vinsi 5-3, ma avevo vinto 5-0, se mi davano la quinta stoccata comunque ero già argento al terzo incontro. Quindi ecco una serie di delusioni che poi ho cercato di rifarmi e di vendicarmi nella gara squadra. La supremazia degli ungheresi è schiacciante anche nella sciabola squadre. In 14 edizioni dei giochi hanno conquistato 9 medaglie d'oro, 1 d'argento e 2 di bronzo. L'Italia ha vinto 2 volte, nel 1920 e nel 24. Alle Olimpiadi di Tokyo nel 64 e di Città del Messico del 68 si è imposta invece l'Unione Sovietica. I russi sono favoriti anche a Monaco. Il successo di Sidiak e il terzo posto di Nazlimov nel torneo individuale costituiscono ottime credenziali per la terza vittoria consecutiva dello squadrone sovietico. È il 3 settembre. Italia e Unione Sovietica sono inserite nello stesso girone eliminatorio insieme con la Gran Bretagna. Nel primo incontro i sovietici battono 10-6 gli inglesi. Subito dopo scendono in pedana gli italiani. Mario Aldo Montano, Michele Maffei, Cesare Salvadori e Mario Tullio Montano sconfiggono 13-3 la Gran Bretagna. Gli inglesi sono eliminati. Terzo incontro e prima delusione per gli azzurri. L'Italia è sconfitta dall'Unione Sovietica. Ecco il racconto di Michele Maffei. Sì, abbiamo fatto la prima sconfitta. C'è da ricordare che noi abbiamo avuto nella squadra di Monaco un grande campione che è stato Cesare Salvadori, che poi per una serie di stupidaggini organizzative non fu messo nel podio della vittoria, ma tirò fino alla semifinale. Salvadori era un uomo che aveva già dato grossi risultati nelle gare di sciabola. E devo dire che con Salvadori lì si perse per un pelo, ma poi non ci costò molto, perché l'accoppiamento delle gare poi della diretta non si rivelarono per noi svantaggiosi. Ecco, quindi fu un incontro fatto, ma non con la voglia totale di vincere. Si qualificano per i quarti di finale Ungheria, Romania, Francia, Cuba, Unione Sovietica, Italia, Polonia e Germania Ovest. La Romania batte 9-4 la Francia ed accede alle semifinali. L'Italia affronta la Polonia, una delle compagini più forti del mondo. Nelle sue file c'è anche Pawlowski, medaglia d'oro a Città del Messico nel 68.
I due cugini Montano, Michele Maffei e Rolando Rigoli, sono però in forma strepitosa. L'Italia vince 9-2. Soddisfazione favolosa, perché la Bologna era comunque una squadra forte. Grande Pavlovski faceva parte di quella squadra, l'uomo che all'individuale aveva vinto tutto, e però rese solo lui un paio di vittorie, ma gli altri non riuscirono a far nulla, quindi dominammo nettamente in quei quarti di finale. Le altre due semifinaliste sono l'Unione Sovietica e l'Ungheria. I sovietici battono 9-4 i tedeschi occidentali, i magiari vincono 9-2 contro Cuba.